Capitolo 19. Una lettera listata al lutto annunciò il ritorno del padrone. Isabella era morta e lui mi scriveva di occuparmi del lutto di sua figlia e di predisporre una camera e tutto il necessario per il giovane nipote. Catherine era entusiasta all'idea di riabbracciare il padre e si abbandonò alle più ottimistiche previsioni sulle qualità del suo vero cugino. Venne finalmente la sera del sospirato arrivo. Fin dal mattino si era data un grande affare per mettersi in ordine e allora, con il nero abito da lutto, la morte della zia non l'aveva in fondo granché colpita, tanto disse e tanto fece da costringermi ad accompagnarla attraverso la tenuta per andare loro incontro. «Linton ha appena 6 mesi meno di me», diceva mentre camminavamo lentamente sui pendii verdi di muschio sotto l'ombra degli alberi. «Sarà bello avere un compagno di giochi. Zia Isabella aveva mandato a papà una ciocca dei suoi capelli. Sono più chiari dei miei, più biondi e quasi altrettanto sottili. Li ho conservati in una scatolina di cristallo e spesso ho pensato che mi sarebbe piaciuto conoscerne il proprietario. Oh, sono felice! E papà, caro, caro papà! Su Ellen, corriamo, corriamo!» Corse avanti e ritornò indietro e corse di nuovo avanti ancora e ancora, prima che anch'io raggiungessi a passi lenti il cancello, e poi si sedette sulla ripa erbosa di fianco al sentiero e si sforzò di aspettare paziente, ma le fu impossibile, non riusciva a star ferma un minuto. «Quanto ci mettono?» esclamava. «Ah, vedo della polvere in fondo alla strada! Arrivano!» «Ah no, ma quando arriveranno non potremmo andare un po' più avanti? Ancora mezzo miglio, Ellen, solo mezzo miglio! Oh dai, dimmi di sì, solo fino a quel gruppo di betulle sulla curva!» Rifiutai con decisione, finalmente l'attesa finì e in lontananza apparve la carrozza. Appena il viso del padre comparve a un finestrino, la signorina Katie lanciò un grido e gli tese le braccia. Il signor Linton scese dalla carrozza, anche lui ansioso di stringerla a sé, e solo dopo un bel pezzo si preoccuparono anche degli altri. Mentre si abbracciavano, sbirciai nella carrozza per dare un'occhiata a Linton. Dormiva in un angolo, avvolto in un pesante mantello di pelliccia, come se fosse stato pieno inverno. Era un ragazzo pallido, delicato, effeminato, così somigliante al padrone che lo si sarebbe potuto credere suo fratello minore, ma in lui c'era una petulanza malaticcia, della quale non c'era mai stata traccia in Edgar Linton. Il padrone notò che lo guardavo e dopo avermi stretto la mano mi consigliò di chiudere lo sportello e lasciarlo tranquillo perché il viaggio lo aveva affaticato. Anche Katie avrebbe voluto dargli un'occhiata, ma il padre la chiamò e insieme si incamminarono nel parco, mentre io li precedevo per avvertire i domestici. «Ora, mia cara», disse il signor Linton alla figlia, fermandosi davanti ai gradini che conducevano all'ingresso principale. «Tuo cugino non è allegro e robusto come te, e non dimenticare che ha appena perso la madre, perciò non pensare che abbia subito voglia di correre e di giocare, e non infastidirlo con le tue chiacchiere, almeno per questa sera, lascialo in pace». «Sì, sì, papà», rispose Catherine, «ma fammelo almeno vedere, non si è neppure affacciato al finestrino». La carrozza si fermò, il ragazzo fu svegliato, preso in braccio e messo a terra dallo zio. «Ecco Linton», disse il padrone, unendo le loro piccole mani. «Questa è tua cugina Katie, ti vuole già molto bene. Bada di non rattristarla con le tue lacrime stasera. Cerca di essere allegro, il viaggio è finito e non devi far altro che riposarti e divertirti come preferisci». «Fatemi andare a letto allora», rispose il ragazzo, ritraendosi dal saluto di Katie, e si portò una mano agli occhi per asciugare le lacrime che già stavano spuntando. «Su, su, fate il bravo», gli sussurrai accompagnandolo in casa, «o farete piangere anche lei, non vedrete com'è triste per voi?» Non so se fosse davvero addolorata per lui, ma di sicuro la cugina assunse un'espressione di tristezza pari alla sua e tornò ad avvicinarsi al padre. Entrarono tutti e salirono nella biblioteca dove il tè era già pronto. Aiutai il ragazzo a togliersi il cappello e il soprabito e lo feci accomodare su una sedia vicino al tavolo, ma si era appena seduto che ricominciò a piangere. Il padrone gliene chiese il motivo. «Non posso stare seduto su una sedia», singhiozzò il ragazzo. «Allora mettiti sul divano ed Ellen ti porterà il tè», suggerì paziente lo zio. Mi convinsi che durante il viaggio il signor Linton doveva essere stato messo a dura prova da quel ragazzino capriccioso e malaticcio. Linton si trascinò lentamente fino al divano e vi si distese. Katie prese uno sgabello e la sua tazza di tè e andò a sedersi vicino a lui. Dapprima rimase in silenzio, ma non per molto. Aveva deciso di fare del cuginetto il suo cocchino, perciò cominciò ad accarezzargli i capelli, baciarlo sulle guance e offrirgli il tè sul piattino come si fa con un bambino piccolo. La cosa sembrò piacergli perché non era in effetti molto più di questo. Si asciugò gli occhi e accennò un debole sorriso. «Si adatterà benissimo»,
mi disse il padrone dopo averli osservati per un po'. Benissimo, Ellen, se riusciremo a ottenerlo. La compagnia di una coetanea gli infonderà nuovo vigore e, desiderando essere forte, lo diventerà per davvero. Già, se riusciamo a tenerlo, meditai fra me col triste presentimento che non sarebbe stato facile. Ma, continuai a pensare, come avrebbe potuto quella fragile creatura vivere a Wuthering Heights con suo padre Ayrton? Che compagni di gioco, che maestri sarebbero stati per lui? I nostri dubbi trovarono una triste conferma prima di quanto mi aspettassi. Dopo il tè avevo accompagnato i ragazzi al piano di sopra e dopo essere rimasta vicina a Linton fino a quando s'era addormentato, ero tornata nell'ingresso per accendere una candela da portare nella camera da letto del signor Edgar, quando arrivò una sguattera per informarmi che Joseph, il servo del signor Heathcliff, era alla porta e desiderava parlare col padrone. «Prima gli chiederò che cosa vuole», dissi trepidante. «Non è certo l'ora adatta per disturbare qualcuno, specialmente chi è reduce da un lungo viaggio. Non penso che il padrone voglia vederlo». Non avevo ancora finito di pronunciare queste parole che Joseph uscì dalla cucina ed entrò nell'ingresso. Esibiva i vestiti della domenica e un'espressione più ipocrita e acida che mai, e col cappello in una mano e il bastone nell'altra, cominciò a pulirsi le scarpe sullo zerbino. «Buonasera, Joseph», lo salutai freddamente. «Cosa ti porta qui a quest'ora?» «Ho da parlare a Messer Linton», rispose lui facendomi sdegnosamente cenno ad accostarmi. «Il signor Linton sta andando a dormire», replicai. «Se non hai qualcosa di speciale da dirgli, sono sicura che non vorrà riceverti. Faresti meglio a sederti e a dare a me il tuo messaggio». «Dov'è la sua stanza?» insiste lui passando in rassegna con lo sguardo le porte chiuse. Vedendolo deciso a rifiutare la mia mediazione, andai controvoglia in biblioteca e annunciai al padrone l'inopportuno visitatore, consigliandogli di dirgli di tornare il giorno seguente. Ma senza lasciare il signor Linton il tempo di darmi una risposta, Joseph, che mi aveva seguita, entrò nella stanza. Si piantò un capo del tavolo coi pugni stretti sul pomo del bastone e a voce alta, quasi prevedesse un rifiuto, annunciò: «Heathcliff mi manda a prendere il suo ragazzo e senza quello non torno indietro». Edgar Linton tacque a lungo, un'espressione di profondo dolore sul viso. Avrebbe avuto compassione di un qualunque ragazzo e, ricordando le speranze e i timori di Isabella, i suoi desideri e le sue raccomandazioni di occuparsi del figlio, ancor più lo addolorava l'idea di doverlo cedere. Ma inutilmente cercò ancor suo un modo per evitarlo. Gli sarebbe bastato manifestare quel desiderio per rendere la richiesta ancor più perentoria. Comunque era deciso a non svegliare il ragazzo. «Dite al signor Heathcliff», rispose pacato, «che il ragazzo sarà accompagnato a Wuthering Heights domani. Adesso dorme ed è troppo stanco per rimettersi in viaggio. Potete anche dirgli che la madre di Linton ha espresso il desiderio di mettere il figlio sotto la mia tutela e che al momento il suo stato di salute è molto precario». «No», replicò Joseph battendo il bastone per terra con atteggiamento autoritario. «No! Questo non significa niente. A Heathcliff non importa della madre, neanche di voi. Vuole solo il suo ragazzo e io glielo devo portare. Ecco fatto». «Non questa sera», replicò deciso Linton. «Uscite subito di qui e andate a ripetere al vostro padrone quello che vi ho detto. Accompagnalo, Ellen. Fuori». E afferrato l'indignato vecchio per un braccio, lo trascinò fuori dalla stanza e chiuse a chiave la porta. «E va bene», gridò Joseph ritirandosi lentamente. «Ma domani ci viene lui di persona e provate a cacciare lui se avete il coraggio».